Buona settimana che comincia, buona settimana che comincia con Legal Community e con un nuovo numero di Mag. Peraltro questo è l'ultimo numero di Mag prima della pausa estiva. Dopo questo numero di Mag ritorneremo con il nostro quindicinale a settembre. Ma nel frattempo vi lasciamo con una lettura ben copiosa, come insomma siamo soliti fare, e con una storia di copertina dedicata allo studio Chiomenti, indubbiamente sulla scena dei grandi player indipendenti nazionali, lo studio che sta vivendo una fase di straordinaria ascesa, di straordinaria energia positiva, e che attraverso la voce dei suoi managing partner Gregorio Consoli e Filippo Modulo racconta in questo numero di Mag in che modo il piano strategico attuato in collaborazione e con l'aiuto, diciamo così, di McKinsey, lo studio sta portando avanti i suoi progetti di sviluppo e crescita futura. Ci sono dei concetti di fondo molto importanti che emergono da questa chiacchierata che ho fatto assieme ai managing partner dello studio, idee molto precise, volontà di incidere sul lungo periodo, una curiosità che abbiamo anche sottolineato nel nostro articolo, cioè il fatto che inizialmente i consulenti di McKinsey pensavano di dover lavorare a un piano triennale, diciamo più o meno analogo nella sua prospettiva alla durata del mandato dei due managing partner, del primo mandato dei due managing partner, ma insomma la volontà invece è stata quella di lavorare su un piano decennale, proprio perché l'idea dello studio è quella di lavorare su un progetto che come dire, coinvolga, riguardi, interessi lo studio come istituzione e soprattutto le nuove generazioni. Ci sono dei dati molto interessanti sulla composizione anagrafica di Chiomenti che secondo me dicono tantissimo di quella che è la situazione attuale di mercato in cui si trova lo studio, ma io non ve li anticipo, non ve li spoilero, come dicono i miei colleghi giovani, ma dovete andarveli a leggere sul nostro magazine. Non di solo Chiomenti vive questo mag, ma insomma abbiamo un ampio spazio dedicato sia all'analisi del consueto rapporto del Politecnico sulla spesa digitale degli studi professionali. Purtroppo nulla di nuovo, di particolarmente nuovo all'orizzonte. Parliamo di in particolar modo di avvocatura, e parliamo di un'avvocatura poco incline agli investimenti sul fronte digitale, abbastanza ferma sugli investimenti sul fronte digitale, costituiscono una nicchia e quindi una minoranza che non può essere considerata la regola, gli studi multidisciplinari o i grandi studi organizzati che invece su questo fronte investono e anche parecchio. Significativo il fatto che molti dei professionisti intervistati, in particolar modo fra gli avvocati, sostengono di temere la concorrenza delle piattaforme digitali, cioè dal digital comincia ad essere percepita una minaccia concorrenziale importante da tanti professionisti. Questo credo che sia uno dei dati più interessanti. Per approfondire, ovviamente, vi rimando alla lettura di Mag. Così come vi rimando a Mag per leggere l'interessantissimo intervento firmato da Licia Garotti e Rossana Cereda sui brevetti e l'Italia che abolisce il professor privilege, adeguandosi, diciamo, uno standard comunitario. Il caso ISIC su knowledge management intelligente, l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla gestione della conoscenza delle strutture professionali. E poi vi segnalo un pezzo molto articolato fatto dal nostro Giuseppe Salemme sul tema privacy e come dire, l'annoso confronto UE e USA, tra Unione Europea e Stati Uniti d'America, che in realtà
non solo sfata uno dei miti e luoghi comuni più diffusi, cioè quello che in America la privacy sia considerata meno tutelata di quanto non lo sia da noi, in realtà non è così, e addirittura lo scorso 10 luglio la Commissione europea ha aperto, riaperto, diciamo, a una più intensa attività di scambio dei dati fra la nostra Unione e quella statunitense. Per cui l'articolo è sicuramente da approfondire e da leggere. Dopodiché, ovviamente, ci sono le nostre come dire, esplorazioni dell'universo in house. Lo facciamo stavolta con degli interlocutori di primo piano. Abbiamo Umberto Simonelli, che è General Counsel, diciamo Chief Legal and Corporate Affairs Officer di Brembo, e poi siamo andati a chiacchierare di borsa e della quotazione in borsa di Ferretti Group con il direttore degli affari legali del gruppo, Nicolò Pallesi, che ci ha raccontato, insomma, l'esperienza di questa nuova quotazione e di Ferretti, che, insomma, oggi è uno dei pochi gruppi italiani che è quotato sia a Milano che a Hong Kong. Infine le nostre incursioni nella finanza, dove vi raccontiamo attraverso la case history di SEC Newsgate maggiore crescente attrattività del business della comunicazione verso i private equity, e poi i nostri dati sul fronte private equity più di scenario, da cui emerge che il private capital è riuscito, secondo i dati che appunto sono elaborati da AIFI e Mindful Capital Partners, ecco, i private equity, laddove sono entrati, in quelle PMI in cui sono entrati, hanno contribuito a far crescere l'occupazione in maniera importante. Parliamo di un più 34%, che è decisamente rilevante. Gli speciali sugli eventi della prima parte di questo anno, e quindi gli Italian Awards che si sono tenuti a Roma, radunando il meglio della comunità legale nazionale, e il Save the Brand a Milano, oramai un grandissimo classico della nostra testata Food Community, che come sempre chiude questo numero di Mag e che ci porta nel mondo di Rizzoli, che è, insomma, Rizzoli Emanuelli è un brand straordinario. Chi non lo conosce, non ha apprezzato le sue alici, le sue sardine, il suo tonno, insomma, una roba, una storia di impresa molto molto interessante, così come molto molto interessante è l'epopea di uno degli imprenditori, diciamo così, più iconici della scena milanese, cioè Ugo Fava, fondatore, creatore, inventore delle biciclette e anche del format non format good. Ma insomma, per approfondire tutto questo avrete tutta l'estate per leggere questo numero di Mag. Noi ci vediamo la prossima settimana per l'ultimo editoriale prima della pausa estiva, e io vi saluto e vi auguro buona settimana. Ciao.